Siamo pronti? Continua la serie, quella che piace a noi, quella della stagione, quella della stagionalità. Quindi siamo con Vignarola e con la Vignarola faremo anche la pasta. Quindi lattuga, le foglie quelle brutte, quelle che buttate, ho visto, quelle che buttate, quelle esterne, quelle un po' più verdi, non chiare, quelle più scure. Poi abbiamo i piselli freschi, usiamo i piselli freschi quando ci sono, guardate, guardate belli, buoni. Poi fava, la fava è periodo. Poi ci abbiamo pancetta, buonissima, di Monte San Biagio, però qualsiasi pancetta va bene, l'importante, mi raccomando, no dadini dentro la scatoletta, mi raccomando. Poi pecorino, perché con le fave il pecorino è perfetto. Cipolla, queste fresche, quella che sono buone pure al forno, le mangiate mai, poi le facciamo insieme. Poi i carciofi, sono finiti, basta, è finita la stagione. Quindi la Vignarola che cos'è? La Vignarola è un qualcosa che fa utilizzare al massimo quello che sta finendo, cioè il carciofo, e quello che inizia, i piselli e le fave. Olio extravergine d'oliva, quello buono, 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 buono. Giorgio Franci, grazie Giorgio. Poi le tic tac di pancetta, lo ricordate le tic tac di pancetta? Buonissime. E faccio piano piano andare. Insieme, cipolla. Mamma mia, questa qua è buonissima, queste qua sono stupende. Vado così, sottile, sottile, sottile. Allora, per chi è vegetariano, non mettete la pancetta o il guanciale, la stessa, non lo mettete, potete anche non metterlo, ok? Ah, che meraviglia, qua non deve essere croccante, qua... Allora, la cosa importante qual è? È quella che la pancetta si deve lasciare andare, si deve lasciare andare con una bella donna e lascio tutto il gusto, tutto il sapore nel fondo, quindi non dobbiamo farla diventare croccante, mi raccomando. Allora, perché i carciofi arrivano alla fine e non sono più buoni? Qual è il problema che c'è? Che proprio c'è? Questo, la barba, c'è la barba più lunga della mia questo qua. Allora, quindi che faccio? Tolgo bene la barba. Poi che c'hanno ancora peggio? Queste foglioline che diventano dure, quindi che fate? Levatele, quindi c'è tanto scarto, ok? Poi, tagliati sottili, sottili, sottili. Guardate la cipolla come sta diventando. Bella, quella bella appassita. Bella, bella, bella. Adesso col carciofo. Mamma mia, abbondante, eh? Grazie Massimo, lo ringrazio a tutti. Fruttarolo, quello che fa l'olio, lo ringrazio sempre tutti. Che mi danno una roba buona, che faccio? Io vi ringrazio. Allora, sale, caramelle, non ne voglio più. Allora, vai, e facciamo un pochino appassire i carciofi. Quando le fate rosolare i carciofi, un pochino d'acqua così, e lasciamo andare. Aggiungiamo le fave. Nel frattempo butto la pasta. A questo punto, all'ultimo, metti i piselli perché sono più facili da cuocere. Eccoli qua. Guardate. Lasciamo andare. Poi, qua, la lattuga. Così, arrotolo come se fosse una sigaretta. Ok? Così. Vado, taglio così. Intelligentissimi. I nostri nonni, troppo intelligenti, bisnonni, utilizzavano tutto. Questo era il modo per consumare tutto, anche quello che non si poteva mangiare crudo, insomma, come in questo caso la lattuga, quella bella più dura. Vado, butto, allora. Una parte la usiamo come se fosse un contorno, perché questa nasce come contorno, così. Vedete il colore, questo qua, mano a mano che passa il tempo, c'è la nebbia, mano a mano che passa il tempo che cosa succede? Succede che diventa, si scurisce perché il carciofo si ossida, le fave perdono un colore diverso, quindi questo è sotto forma di, diciamo, di contorno. E adesso, e io pure sul contorno farei questo, più grosso, guarda qua, questo è un piatto da re, ecco qua, una bella grattata di pepe, mamma mia che buono. Poi per il resto facciamo la pasta.
e vi posso assicurare che questa è da campionato del mondo. Peccato che noi non ci andiamo. Una bella macinata di pepe, così abbondante. Ecco, arriviamo. Allora, guardate che gioia, questa è una gioia. Spengo. Importante, guardate qua, mamma mia. Oh, non cominciate a dire sempre il pecorino. Con le fave che ci vuoi mettere? Che cosa ci volete mettere con le fave? Guarda qua, questa adesso, mamma mia, mi sono sentito male. E adesso assaggiamo. Guardate qua, qua, così, col cucchiaio, perché lo prende tutto, lo prende il guanciale, lo prende... Mamma mia. Mette quasi ansia. Che motivo fa? I piselli dolci, la cipolla dolce, la fava con quel gusto suo particolare, il guanciale, i carciofi, il pecorino. Stagionale, economico e tanto tanto buono. Un bacio e un abbraccio a tutti, grazie. Che bontà ho. Mamma mia. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti.